L'ospite che vi devo presentare forse è il simbolo di Sanremo, è il simbolo di Sanremo in tutto il mondo, è un uomo che ha portato la nostra canzone veramente nella nostra lingua e l'avete già scoperto, è Domenico Modugno! Domenico Modugno. Grazie. Grazie. Pensa Eros, tu che stai per conquistare il mercato americano, Domenico Modugno è stato l'unico artista che ha avuto una canzone in lingua italiana prima in classifica in 52 stati degli Grazie. Stati Uniti d'America. Domenico Modugno ha avuto il Grammy Award, che è il premio più importante che fanno negli Stati Uniti d'America, che consegnano, l'unico artista italiano che ce l'ha avuto. La versione di Volare, per esempio, quante ce ne sono state di versioni di Volare? Credo più di 500. 500 versioni, in giapponese? Anche in arabo, guarda, cosa stranissima. Ed è veramente la canzone più nota di tutto il Festival di Sanremo e forse di tutta la musica leggera italiana degli ultimi anni. Quindi Domenico Modugno, che si appresta, pensate, a fare una lunghissima tournée in tutto il mondo, perché andrà a cantare nell'America del Nord e poi nell'America del Sud e poi in Canada, poi mi pare che andrà anche in Unione Sovietica, farà un giro del mondo e ricomincerà un'altra volta a volare. Domenico Modugno! Mimmo, io però, come ho chiesto a tutti gli altri, vorrei chiedere anche a te cosa pensi del Festival di Sanremo. Vuoi che ti dica proprio la verità? Penso che un sogno così non ritorni mai più. E la faccia di blu. Ed improvviso venivo dal vento rapito e incominciavo a volare nel cielo infinito. Volare, oh, cantare, oh, oh, nel blu dipinto di blu. In alto del sole ed ancora più su, mentre il mondo pian piano spariva lontano laggiù, una musica dolce suonava soltanto per me. Nel blu, dipinto di blu.